Ciao, come state? Oggi vi voglio mostrare come si realizza questo pendente con la tecnica wire. Si tratta di un nido di rondine cosiddetto, e è molto semplice e allo stesso tempo molto bello secondo me, adattabile a molti disegni, potrete realizzare orecchini, anelli, ciondoli di vario tipo. Adesso vediamo di cosa c'è bisogno. Tra l'altro un vantaggio è il fatto che non c'è bisogno di molto materiale, quindi un motivo in più per provare. Ora vediamo l'elenco di cosa serve. Spero vi piaccia. Ciao! Ecco, allora, per quanto riguarda la quantità di filo, è piuttosto indicativa, cioè potrete in realtà fare il nido della misura che desiderate voi. Non, insomma, non è una misura da tenere troppo in considerazione, dipende da come volete fare grande questo pendente. Comunque, il filo più giusto dovrebbe essere il 60, secondo me, perché è malleabile, comunque non troppo grande né troppo sottile. Naturalmente io non ce l'avevo perché finisco sempre i fili e ho questo 40, quindi mi vedrete usare un 40. Allora, se anche voi usate un filo più sottile, ovviamente tenete presente che ce ne vorrà di più. Qui ho usato circa 8, 16, no, 9, 18, direi che è 1,80 m di filo questo. Se usate un filo più spesso avrete bisogno di una lunghezza inferiore, ovviamente. Allora, la prima cosa da fare è infilare le tre perle. Queste sono perle d'acqua dolce, leggermente ovali, così accentuano la somiglianza con le uova. Vedete? Le infiliamo tutte e tre, le mettiamo vicine, poi le portiamo a così, vedete, una quindicina di centimetri dalla fine, anche meno secondo me, anche così, una decina di centimetri. Le avvolgiamo, vediamo se si veda tutto bene, ecco qua, sono di qui. Dunque, le avvolgiamo in questo modo, vedete, a triangolo, una accanto all'altra. Ok? Adesso fate questo, girate i due fili tra di loro, attorcigliateli un giro, ecco, non di più, in modo più che altro da tenerli fermi. Dopodiché cominciate a lavorare con la parte lunga. C'è il telefono che suona, va bene. Con la parte lunga, vedete? Il filo, cioè più lungo, e cominciamo a girare attorno al nido. Allora, ma questo mi è venuto anche troppo. Aspettate, voglio tornare indietro e stringere da vicino, un po' di più di vicino. Ecco così. Allora, tenete presente che ci sarà un davanti e un dietro, quindi lavorate considerando che c'è una parte posteriore del nido e una parte anteriore. Allora, è più comodo immaginare mentre lavorate che quella che vedete è la parte posteriore, ovviamente, perché insomma avete sott'occhio il disegno e dovete girare attorno alle tre perle in questo modo. Vedete? Non è strettamente necessario fare una cosa precisa, anzi no, non deve essere proprio precisa, perché deve sembrare un nido, quindi non deve essere una cosa al millesimo, né troppo aderente, né troppo. Un po' di imprecisione serve in questo caso. Facciamo 4, 5, anche 6 giri. In questo modo, vedete? Come sto facendo io attorno, senza essere troppo precisi, ripeto. Ad un certo punto vi fermate, tenete ovviamente il nido tra le mani e il resto del filo lo stropicciate. Lo stropicciate, cercate di, senza fargli fare quella curva netta che poi diventa un punto di rottura del filo, però lo stropicciate per bene perché servirà a completare il disegno con quell'aspetto un po' scavigliato, come dire, del nido, quindi dovrete un po' fare così. Quindi la cosa buona è che se sbagliate e tornate indietro e dovete rifare il disegno, non dovrete raddrizzare il filo, ce l'avete già pronto perché deve essere un po' stortarello in questo modo. Fate quasi tutta la lunghezza in questa maniera, vedete? Fino a circa una quindicina di centimetri dalla fine, che poi quella fine ci servirà per chiudere, vedete?
Allora, adesso tiriamolo un po', non per raddrizzarlo completamente, giusto per, ecco, dargli una sistemata, ecco, lasciando le pieghe meno dure, insomma, ecco, in questo modo. E arriviamo alla fine. Basta, ora riprendiamo il nido, eccolo qua, e continuiamo ad avvolgere attorno alle perle questo filo, sempre in maniera un po' casuale. Vedete, in questo modo. Andiamo avanti. Allora, ad un tot dalla fine, ad un pezzo dalla fine, quanto sarà? 40 centimetri. Allora mi fermo, porto il lavoro sul davanti perché devo fermare le perle, appunto. Dunque, e si fa in questo modo, devo tessere un pochino le perle. Prendo il filo, passo da sotto così non si vedrà, non si vedranno meno fastidi, meno fili che passano da davanti. Allora, entro, avete visto, sono entrata tra una perla e l'altra, in questo modo. E adesso passo da sotto. E un po' come cucendo, faccio un punto, chiudo qui in pratica, vedete, faccio un giro attorno ai fili, stringo un po', non tantissimo, faccio un altro giro, ne posso fare quanti voglio, quanti ne voglio, a seconda anche del filo che ho a disposizione, insomma, come vi direi che è abbastanza lungo fare un altro giro, ne faccio tre, così, poi porto il filo sul dietro e vado di nuovo qui da sotto. Passo tra una perla e l'altra e di nuovo al di sopra del nido, così tiriamo un po', ops, vabbè tanto qua non si vede, ok, e passo tre volte anche qui. Siamo quasi alla fine, tre, poi potete stringere quanto volete. Allora, siamo arrivati all'incirca a questo punto. Ecco, se vi trovate con i fili sul davanti del lavoro, portateli tutti e due dietro, vi infilate all'interno del nido e vi fate passare dietro in modo da poter fare la chiusura, che si può fare in questo modo. Prendete i fili tutti e due e li avvolgete tra di loro in questo modo, fate girare fili così, vedete? Poi non c'è neanche bisogno di usare tutto perché c'è rimasto molto filo, quindi direi che possiamo tagliare ad un certo punto. Facciamo così. Allora facciamo un'asola, ecco, per finire. Allora, con la pinza a punte tonde, vedete, ho messo il filo circa 45 gradi verso di me sulla parte frontale, afferro il filo verso il fondo, in questo modo lo porto dall'altra parte a formare un'asola. Esco. Lo ripiglio, naturalmente badate che la grandezza dell'asola vada bene per quello che dovete usare, per il filo che userete, il cordino, eccetera. E poi facciamo girare il pezzettino di filo che è avanzato tutto attorno. Vedete, io mi aiuto con la pinza, con le mani, non importa. In questo modo. Terminate magari sulla parte posteriore del lavoro, così che non si veda comunque, ma non si vedrà. Tagliate dalla parte piatta della taglierina, ok? In questa maniera, abbassate il filo perché non graffi, controllate che sia in asse l'asola. Se vedete che ci sono dei fili un po' disordinati o magari non abbastanza disordinati, eccetera, potete muoverli voi, potete sistemarli in questa maniera con una pinza qualunque, cercare di dare movimento oppure di dare una forma diversa, come preferite. Vedete? Così. Ecco. Il vostro pendente a nido è finito. Spero vi piaccia. Alla prossima. Ciao.